Sono arrabbiato, molto arrabbiato, è una vergogna, è veramente scandaloso. Tutto questo dopo la sigla. Bene, è appena giunta la notizia che il giudice sportivo, il procuratore più che altro più giudice sportivo, ha deciso di non punire Acerbi per il fatto delle offese a Juan Jesus. È vergognoso, ribadisco, è veramente vergognoso che una situazione del genere sia stata giudicata in questo modo. Questo è l'ultimo tassello che mancava su quello che si sta dicendo da mesi sull'Inter. È veramente una cosa incredibile, una situazione che aveva già una giurisprudenza giuridica, perché già ci sono stati ben tre casi tra Serie B e Serie C in cui non c'era una prova televisiva, una prova audio, con cui erano state condannate sia allenatori che giocatori che erano stati imputati di aver detto offese razziste, da 10 giornate in su. Ebbene, stranamente, casualmente, parliamo di Acerbi, un giocatore dell'Inter, che diciamo in campo sicuramente non è proprio uno stinco di santo, visto il pestone su Tonali a palla lontana nel derby, visto il dito medio verso i tifosi della Roma pochi settimane fa, visto anche quello diciamo, che ha fatto di derisione verso Henry nella partita contro il Verona, quando il giocatore del veronese sbagliò il calcio di rigore. Io non dico che sia sicuramente colpevole o no, c'è una giurisprudenza. Gli altri giocatori e l'allenatore con le stesse condizioni di Acerbi sono stati condannati, lui no. Il procuratore, il giudice, quello che volete, devono dare una spiegazione, perché così è veramente una cosa ridicola. Ora, cari tifosi interisti, potete arrabbiarvi, non me ne frega proprio niente, ma è una cosa scandalosa. Sinceramente in questo modo si perde diciamo la certezza, si perde la voglia di seguire questo calcio, perché non c'è giustizia, sinceramente no. Ci vediamo stasera.